Senta, l'abbraccio del mondo dalemiano a certe aree di potere, dei poteri forti, diciamo così, l'abbraccio, la contiguità. Io vedevo che Bersani era un ospite fisso della Confindustria, ha fatto il tour con gli imprenditori, cioè io l'ho visto molto, gliel'ho anche detto personalmente, per quanto possa valere il mio giudizio, molto posizionato sul potere economico. Poi i dalemiani li abbiamo visti anche, cioè non è la sensazione che a volte certi abbracci possono anche essere mortali per un partito che vuole essere delle masse, che vuole essere comunque popolare il più possibile, anche perché per vincere bisogna essere popolare. Non ha questa sensazione che certi abbracci possano essere fatali? Io penso che si debba discutere con tutti, ma certamente bisogna, se si parla di abbracciare i tanti lavoratori, artigiani, impiegati che in questo paese oggi lavorano e faticano a portare avanti le famiglie. Bisogna riconquistare questa loro fiducia prima di tutto. Senta, ultime due cose. Lei anni fa, io me lo ricordo, fece delle dichiarazioni molto, secondo me, molto sincere. Adesso vado a memoria sul ruolo della massoneria, che diciamo, intanto in Toscana è una realtà diffusa e non è una realtà eversiva in quanto tale, vorrei anche che fosse chiaro. Lei disse, cioè, non, può ripetere il suo pensiero che suscitò allora molto dibattito? Non so se ancora No, oggi può. è coerente, quelle dichiarazioni sono coerenti con tutto il mio stile di fare politica, cioè io penso che il nostro paese abbia bisogno più che di demonizzazione, di trasparenza, e io penso che ci siano organizzazioni che esistono e che non mi piacciono, ma la battaglia vera non è tanto quella di sciacquarsi la bocca, di riempirsi la bocca con delle denunce, ma fare in modo che queste emergano, che si vedano trasparentemente. Questa era la sostanza. Tant'è che la regione toscana è una regione italiana che ha da moltissimi anni una legge che richiede a coloro che si candidano e a coloro che vogliono esercitare anche funzioni tecniche di rilievo per conto dell'ente di dichiarare l'appartenenza alle associazioni di cui fanno parte. Quindi anche nel caso del PD, se uno lo dichiara può fare politica o no, perché il vostro statuto non è chiarissimo su questo punto, cioè alla fine lascia una porta aperta, mi pare di capire. Ma io penso che non si possa discriminare nessuno, Nessuno. penso che in qualche modo questa è questione che lo statuto definirà, se c'è, non mi pare No, però un. insomma non si può a priori demonizzare nessuno, neanche appunto nessuno lo ha detto bene, no, a Allora io priori. sono a priori per non demonizzare nessuno, sono per il massimo della trasparenza Quindi uno lo deve dire, insomma, se posso tradurre. Certo. Cioè, in quel caso lo deve dire, in quel Mettiamola caso. così, io sinceramente ad oggi non so se nello statuto del Partito Democratico sia ammesso o no. Sicuramente, comunque sia, in qualunque modo, quello che non è ammissibile è che questo rimanga un atteggiamento riservato. Certo, e al tempo stesso valutare le persone, non eventuali appartenenze, una volta che sono acclarate, giusto? Quando le associazioni sono legittime e sono compatibili con il programma politico, con le intenzioni di un'altra organizzazione, non ci Però sono ragioni. qualcuno ha detto che la massoneria ha condizionato il PD Gelli, mi sembra, in un'intervista alla stampa, ha condizionato certi movimenti nel Partito Democratico. Lei è un modo per Gelli per mettersi al centro dell'attenzione, secondo lei, o per fare un po' di casino come fa lui ultimamente? Ma io penso di sì, io non credo che nel Partito Democratico esista questo problema, stiamo parlando più di questioni di principio che di una situazione reale. Ah, in Toscana contano ancora molto le logge, secondo lei? Non nel PD, parlo in generale adesso. Ma non saprei, mi sembra che ci sia un complessivo indebolimento di tutte le strutture e i corpi intermedi, dunque non vedono questa presenza così Così massiccia, speranza, ma sì. così forte, forse sono anche passati i tempi. Senta, mi faccio una previsione per finire.
Che punteggio, Franceschini, mozione Franceschini, mozione Bersani, come la vede? Perché si era partiti con la sensazione che Bersani fosse nettamente avvantaggiato. Ora un po' il mood, devo dire onestamente, parlando in giro, mi sembra cambiato. C'è da dire che voi avete Fassino, che è un grandissimo lavoratore, una persona di grandissimo impegno, che insomma in certi casi fa la differenza. Insomma, che sensazione ha lei a livello nazionale? Che sicuramente la battaglia è aperta, ma che la persona da battere è proprio Franceschini, perché spicca, io sento, nell'umore dei cittadini, il progetto politico che porta avanti è più limpido, corrisponde di più al partito che abbiamo voluto costruire. Ma il voto popolare delle masse, della gente comune, degli artigiani, del ceto medio-basso, è più per Franceschini o più per Bersani? Io sono in una realtà un po' particolare, perché la Toscana è sicuramente una delle aree dove più forte è la presa politica e la sensibilità anche verso Pierluigi Bersani. Poi noi abbiamo in Toscana, tanto per fare un esempio, abbiamo, e sono toscani, sia Enrico Letta che Rosi Bindi, cioè noi abbiamo una concentrazione bersaniana che non ha nessun'altra realtà d'Italia. Cioè, nonostante, ci batteremo per vincere e sono anche ottimista. Va bene, dottor Fagari, intanto in bocca al lupo e ci riaggiorneremo poi le prossime settimane. Perfetto, arrivederci.